Flavio, Nicola, buongiorno, Giulia, rieccoci, speriamo che la trasmissione YouTube oggi funzioni, è tutto collegato, tutto attaccato. Buongiorno Nicola, tutto bene? Vado a cercare il metronomo. Bel 60 come al solito. Buongiorno, buongiorno. Si sente bene? Mi sentite bene? Hola chico. Ciliegios. Paolo Pasquale, buongiorno. Intanto se volete stiracchiarvi un po'. Ciao Mauro, Giuseppe. Vediamo quanto regge oggi. Ah, devo mettere l'altra connessione però. Aspettatemi un secondo già che ci siete. Arrivo, eh. Mi sentite bene? Ci siamo? Cominciamo subito, Daniele. Buongiorno, hai provato tutte le trombe Yamaha. Cosa ti ha spinto a scegliere? Si sente? Non si sente? Te, fa così. Sparito l'audio. No, ma allora. Niente. No, non regge. YouTube, no, facciamo solo Facebook. Mi ha rotto le scatole. Ok. Biagio Giovanna, buongiorno, buongiorno, siamo solo di qua oggi. Ok. Vai che si comincia allora. Tradizioni da rispettare. Respirazione del cane. Oggi sono 50 secondi, giusto? Magari la prendiamo un po' più lenta, non piccola e veloce. Ricordandoci che stiamo appunto svegliando tutto il nostro apparato respiratorio e stiamo scaldando, ma anche cercando quel rapporto fra il movimento dell'aria dai polmoni direttamente alla punta delle labbra, ok? Questo lo togliamo, così siamo già a posto. Le. E non ci rompe più le scatole. Ottimo! Pronti? Respirazione del cane, 50 secondi, pronti? E San Bernardo. Metà. E 50 secondi si cominciano a sentire, eh? Molto bene. Metronomo a 60. Dentro 4, fuori 4. Buongiorno Giovanna. 3 e 4. Ciao, sono Luca. Sì.
Aumentiamo a 6. Aria stabile e lenta. Otto. Fino all'ultimo ottavo. Dieci. Dodici, lentissimo. Senza stoppare. Sedici. Ok, molto bene. Queste cosette, gli esercizi di respirazione, specialmente quelli che vanno da una velocità maggiore di aria a quelli che la rallentano, possono essere un validissimo modo per riscaldare il sistema prima di un concerto, barra audizione, barra appuntamento importante, eccetera, eccetera, ma anche quello di allargare la respirazione, ovviamente, rallentandola. Il che influisce sui battiti cardiaci che rallentano, il che entrambe le cose, aria, respirazione e battiti cardiaci, rallentano l'attività del cervello. Quindi se cercate degli esercizi da fare anche, da fare soprattutto ogni giorno, non il giorno del concerto perché non serve assolutamente a niente, però ogni giorno fare questi esercizi per abituare il corpo a prepararsi ad una modalità più lenta, più rilassata di lavoro, fa assolutamente molto molto bene. Ok? Andiamo con un po' di Cicovitz. E questa era in uscita molto lenta. 3 e 4. Stabile, bello, rilassato. Butta giù le spalle. Staccati dal sedile della sedia, dallo schienale. Oh.
di vibrato per muovere il suono. Ricorda di collegare i suoni. Bel suono morbido. Aria lenta, immagina di cantare. Pensa a questi come esercizi anche di centratura mentale, come cominciare una sessione di yoga. Facile, bello, butta giù tutto. Non la tromba. Meglio non gonfiare le guance, così stanno appoggiati ai denti, appoggiate ai denti, e non creiamo dei cuscini d'aria che sono instabili. Aspettatemi. Sono tornato. Se volete tutti, Luca Zontini, buongiorno, tutto bene? Fra parentesi, questo è il 14° giorno di questi warm up, 14° giorno consecutivo, quindi sono 2 settimane, per chi le ha fatte tutte, che lavoriamo insieme. Come va? State sentendo qualcosa di meglio, sta funzionando peggio, non riuscite a cacciare una nota? Fate un po' di riassunto della situazione. Dicevo, per tutti questi esercizi, se li volete rifare anche oggi pomeriggio, comunque rimarranno registrati, salvati sul mio profilo, alcuni di questi esercizi li potete fare anche con le famose macchinette. Ricordo sempre a tutti, per chi non avesse dimestichezza con questi cosi, che non sono indispensabili, sono utili. Questo serve soprattutto per controllare con la vista quello che stiamo facendo con i nostri polmoni, cioè
se la pallina sta giù vuol dire che non c'è sufficiente aria per tenerla su, quindi sto lavorando con un equilibrio fra l'aria che si muove e la muscolarità, tutto spostato verso i muscoli, quindi i muscoli compensano l'assenza dell'aria. Sta funzionando, che è eccezionale, grandi improvements, bene, molto bene. Da quando suono con lei suono tanto peggio. Carlos, te lo dico ogni giorno, io ti boccio, lo farai un esame in conservatorio e io sarò lì con una matita in mano e un bel verbale, ok? E tu col cappellino, ok? L'idea è passare da... telecomandata, non ho poteri sovrannaturali di mentalizzazione, l'idea è nel modo di soffiare, nell'equilibrio fra l'aria e i muscoli, quindi tutta sta roba qua si può fare anche con questo, si può fare solo con il bocchino, si può fare con il bocchino inserendolo o tenendolo un pochino dentro la cannetta di imboccatura, siamo più o meno a, trovate un punto o un millimetro fuori o appena là intorno, in modo da poter suonare il glissato del bocchino. Ok? Ma con l'amplificazione del cono della campana della tromba. Se lo tenete troppo dentro. Produce gli armonici, il tubo sonoro. Se lo tenete abbastanza fuori. Ok? Come si chiama sto coso? Spirometro. O piramide blu. Apertura dello spirometro, chiedo per un amico. Allora di al tuo amico che suoni il trombone, utilizzerai un'apertura. L'apertura si riferisce a questo coso qua, a questa rotellina che si apre ed è numerata. Più la apri e più naturalmente l'aria esce da qua e non concorre a far star sulla pallina. Quindi se metto a 12, devo soffiare come un dannato per farla star su. L'idea è, quante volte nella vita mi capita di soffiare in questa maniera suonando la tromba? Mai. Suonando il trombone? Forse. Suonando il trombone basso? Parecchie volte. Quindi l'idea è, questa cosa qua regola l'afflusso di aria, quindi in un certo qual modo la dinamica, ma è anche direttamente proporzionale allo strumento che stiamo usando. Ok? Se suonate il flauto, mettete a 14 perché di aria ne va un casino. Molto bene, molto bene. Volevo proporvi una piccola variazione su un esercizio molto semplice, si tratta di semitoni che scendono, però anche qui lavorando su tre modalità diverse. La prima l'abbiamo già vista ed è flatterzunge, cioè il frullato. E poi voi lo rifate. La seconda volta sarà molto vibrato, esageratamente vibrato. Non tanto per curare questo tipo di vibrato, a meno che non suoniate il sax contralto in Riviera Romagnola nella band di Casadei, il che è assolutamente un... anzi, di soldini ne girano parecchiotti, mi dicono. La terza volta invece mettiamo insieme quest'idea della lingua che sta fuori dalle scatole perché l'abbiamo disattivata con il flatterzunge, abbiamo trovato una morbidezza elastica per quanto riguarda l'uso del vibrato, la terza volta lo facciamo normale, ok? Sempre 60 di metronomo, tre volte. Vibrato. E è normale.
Io vi sto cantando delle quintine col vibrato. Se è troppo veloce lo fate a quartine, a terzine. Non è vibrato col tasto, col dito. È vibrato con le labbra. Meglio ancora, vibrato dentro il bocchino, non qua fuori, ma è come giocare con la pallina di aria che sta fra le vostre labbra, ok? Dove ha comprato questo tubo? Qua, non so da te, però c'è una ferramenta qua in paese che con un euro te ne dà 1,5 km di sta roba qua, di questo tubo. È un pochino più corto del tubo che c'è in dotazione, quello lungo anche lui produce degli armonici, mentre questo mi consente, anche essendo liscio e non zigrinato, di non avere a che fare con gli armonici. Senza aria. Nilo, Marco, è la prima volta nella vita che mi chiami Marco. Marco è quell'altro. Gli altri non lo sanno, sei ancora più bravo a fare le torte. È vero, domani ci fai vedere una ricetta? Sì, ne ho una al cioccolato senza glutine, bella lievitata, alta così, fra i 3,5 mm e i 4 mm. Poi te la spedisco, Nilo, e poi tu ci fai il video che la mangi tutta, va bene? Wow.
microfono, Chiara. Buongiorno Valerio. Posto. Non so voi, però con questi esercizi, con il fatto di fare i bending, con il fatto di muovere tanto il suono in maniera elastica, col fatto di usare la lingua non per tenere fermo il suono in questa maniera in che mi fa parlare strano, ma tenendola dove vuole stare per produrre un suono bello, alla fine il suono diventa davvero più bello, più stabile, più appoggiato, più ricco. E non ta. Ok? Molto bene, aumentiamo un pochino il metronomo e lavoriamo un pochino con degli arpeggi. Sono gli arpeggi, per chi è un po' pratico, dello stamp, quindi arpeggi di sesta. Do, mi, sol, la, do, si, re, fa, sol, si. Hai dei fermo immagini bellissimi. Quattro volte sedicesimi. Se per qualcuno dovesse diventare troppo veloce i sedicesimi, fatelo quattro volte sugli ottavi, non c'è nessun problema. Se sono veloci anche gli ottavi perché le note non avete dimestichezza, non c'è nessun problema, fate soltanto i quarti, ok? Un, do, tri, quattro. Ottavi, do. Sedicesimi. Dai primi, dalle prime ripetizioni di quarti e ottavi, concentriamoci sulla direzione, sull'unicità del soffio d'aria. Cosa vuol dire unicità? Vuol dire che non devo soffiare dentro ogni nota, altrimenti tenderò ad accentuarle, e questa idea non ha a che fare con l'idea del legato. Quindi niente. Sedicesimi impazzisco. L'idea è anche quella che i muscoli qua intorno non devono fare altro che, fra virgolette, contenere come un imbuto il flusso dell'aria. Se l'aria è stabile, loro non si devono muovere per ogni nota. Quindi quello che vi sto dicendo è di fare in modo che la bocca si muova il meno possibile, perché l'aria si muove sempre nella stessa modalità, nella stessa direzione, con velocità diverse. Non ho detto di tenere ferma l'impostazione, cioè di bloccare, è vietato muoversi. Lascia che la bocca si muova, ma se non c'è bisogno di muoversi, lei non si muoverà, ok? Andiamo su di mezzo tono. Re.
fa la si re si la fa re fa la si re si la fa re fa la si re si la fa re fa la si re si la fa re. Molto bene. Studio un semitono. È un arpeggio di sesta, maggiore sesta, fosse dentro un concerto e io fossi sul palcoscenico del teatro alla Scala, come la suonerei? Brutta, stonata, con un suono precario e con l'articolazione brutta, o impegnandomi a creare anche una connessione fra i suoni e cercando addirittura di fraseggiare? Un'idea musicale che continua. Tanto anche a fare un check, una specie di body scan
tipo appunto anche qua yoga, per vedere se riusciamo a buttare giù, a non usare dei muscoli che in realtà non ci servono per suonare la tromba. Per suonare la tromba dobbiamo schiacciare i pistoni, benissimo, ci serviranno questi muscoli per reggerla, non questi muscoli per tirarla verso la faccia e sfondarci i denti, questi muscoli ci servono il minimo indispensabile, le tensioni qua lascia andare e continua a soffiare, il collo, l'impostazione delle labbra, eccetera, eccetera. Bassa.
ancora uno. Ribaltiamo l'esercizio e andiamo verso il basso, così siamo andati in una direzione, compensiamo e andiamo nell'altra. Piccola nota a margine, abbiamo bisogno di respirare anche all'interno di questo esercizio o in tante altre occasioni, passi d'orchestra, tutto quello che volete. Un piccolo suggerimento che mi permetto di dare sempre a tutti, anche a me stesso, è quello di fare molta attenzione all'ultima nota prima della respirazione. Di solito è la più brutta di tutte, perché siamo già con la mente nella respirazione, quindi arriviamo da... per respirare. Respiriamo in fretta per essere a tempo, ma l'ultima nota ha lo stesso diritto ad essere suonata in maniera bella. Thank you.
precise le dita e anche la culis. Molto bene, molto bene. Dunque, dopo tutto questo legato, facciamo un po' di esercizi sulle articolazioni e sugli intervalli. Oggi vorrei fare con voi un esempio di lavoro su, ad esempio, appunto, l'intervallo di quinta. È uno dei più semplici, per carità. Non è vicinissimo, non è lontanissimo, è molto consonante, bla 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 bla. Si può estendere a tutti gli intervalli che volete, lavorare dal semitono alle due ottave. L'idea è quella di, andremo un pochino in giro, faremo delle note ribattute sullo stesso suono per una battuta. Intervallo di quinta e ritorniamo alla nota ribattuta. Partiamo da si bemolle, do basso. Pensando il più possibile ad avvicinare quei due suoni. Niente. In altre parole, fare meno movimenti possibili per passare da un suono all'altro. Andiamo avanti. Da 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 da
da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
Ok, ultimo esercizio per oggi, sempre sull'articolazione, cioè ultimo esercizio prima di quello del defaticamento. Richiede per alcuni, cioè per alcuni, per tutti, richiede un po' di dimestichezza con le scale maggiori. Quindi, se non volete fare tutto l'esercizio, perché l'esercizio sarà... due ottave. Quindi andiamo su. Se non avete tantissima dimestichezza, potete fare... ribattere i 4 sedicesimi di ogni nota e poi torniamo giù, ok? Se è ancora troppo veloce, ci sono tante possibilità, ok? Per gli altri, andiamo alla bemolle, sol bemolle, un po' più con i puntini, quindi più corto, ben articolato, ma più corto. Ok, stessa cosa con la naturale, sol naturale. Si bemolle barra la bemolle lungo. Tre e.
Alle scale, Giulia. Tutto a posto, se no? Quasi. Ultimo, meno male Giulia, ok. Si bemolle barra do, corto. Scusami. Eccetera eccetera. Anche qua le variazioni sono molteplici. Il tempo può essere troppo veloce, lo rallento. Può essere lento, lo posso fare col doppio staccato. Triplo staccato. Scale minori napoletane, quello che ne avete voglia. L'importante è trovare qualcosa di interessante, qualcosa che sia leggermente al di là dei propri limiti confortevoli per imparare qualcosa di nuovo. Non possiamo lavorare su un materiale troppo difficile, altrimenti la qualità la perdiamo. Se lavoriamo su materiale troppo facile, magari abbiamo tanta qualità, ma meno concentrazione, non è una sfida giorno per giorno. Quindi questi esercizi vogliono essere anche un, per qualcuno magari, una piccola sfida, un modo per avanzare. Per altri possono sembrare troppo semplici, benissimo, fateli più difficili, non c'è nessun problema. L'importante è cercare di insegnare al proprio corpo avendo delle idee basate su modelli. Il mio suono può essere, nonostante la trasmissione precaria, microfoni, tutto quello che vuoi, non è una cosa dal vivo, per carità, però un modello da seguire. Non è l'unico, non è il migliore, per carità, però è qui, è a vostra disposizione, è anche gratis. Il modo in cui approccio lo strumento è anche questo modello. Se voi continuate a guardarmi, non mi vedrete mai suonare. Per cui l'idea è, butta giù e imita un modello. Non ti viene oggi, ti verrà domani, ma hai un'idea di dove devo arrivare. Ok? Questa è l'idea, quindi sentiatevi liberi di fare variazioni su variazioni, non c'è nessun problema. Ok? Ciao Stefano! Detto questo, l'invito è sempre lo stesso, trovatevi, fra virgolette, se riuscite a, con i vostri conoscenti, scambiarvi delle registrazioni piuttosto che video con a cappella, ma il fatto di fare degli esercizi insieme, di avere l'intonazione relativa a quell'altro, di lavorare con delle basi e non sempre da soli. Uno studente venezuelano a caso ha fatto schifo in questo esercizio, da studiare, molto bene. Carlos, mi raccomando. Nicola, mi raccomando. E così via, quindi suonate anche in relazione a qualcun altro o a qualcos'altro in questo caso. Queste ore di lavoro insieme possono essere questo tipo di direzione, quindi un riferimento ce l'avete. Quando spegnete il computer e studiate da soli, metronomo, droni, note lunghe, registratevi, riascoltatevi, registratevi e suonate insieme a voi per sentire se l'intonazione magari di un accordo è buona. Tenete una nota lunga registrata e poi la fate andare nelle casse e ci costruite sopra una scala. Le possibilità sono veramente molteplici. Come ogni giorno, se avete due soldini da parte da investire in sanità per aiutare chi sta veramente lavorando
per noi e per delle cose veramente importanti in questo periodo, vi invito naturalmente a farlo. Per il resto, ci vediamo domani mattina alle 11, ok? Siamo in tre quarti. Un, due, tre. Adesso undici e mezza, mi sono sbagliato, ho detto le 11, è le 11:30. Pranzo a tutti, buon pomeriggio, buono studio, ci vediamo domani alle 11:30. Ciao ciao!